Bene, allora buonasera a tutti, scusate il ritardo di qualche minuto. E noi oggi con molto piacere consegniamo gli attestati a chi ha scelto di conoscere o aiuta a conoscere l'informatica per tutti. Questa è un'iniziativa che come Comune abbiamo fatto da tempo e che abbiamo anche cercato di portare avanti insieme al nostro servizio elettronico di documentazione, quindi al CETE, e insieme all'associazione Bullet Worker, perché uno degli obiettivi che ci siamo dati, ma cominciando proprio dal Comune, è quello di avere un accesso, un accesso che possa essere per la maggior parte delle persone un accesso a internet e all'informatica, ma anche per quanto riguarda lo stesso Comune di Grosseto. Abbiamo cercato anche di utilizzare in modo così più importante, più forte, anche quello che è internet libero. Quindi abbiamo pian piano, siamo andati anche a rescindere, a non rinnovare dei contratti che appunto ci hanno permesso poi di utilizzare quindi il software libero e anche con dei risparmi notevoli. Quindi ecco, un ringraziamento va naturalmente a tutti coloro che hanno organizzato le iniziative, quindi al servizio di elaborazione dati del Comune, all'associazione Google Work e naturalmente quindi agli insegnanti sia ma anche a coloro che hanno poi preso i vari attestati di partecipazione. Quindi ecco, io vi ringrazio per questo, passo la parola all'assessore all'informatizzazione dell'ente Luca Ciccarelli, ringrazio Ludo Vagalli che è il presidente dell'associazione Bullet Worker. Io molto brevemente mi associo a quello che diceva il sindaco nel ringraziare naturalmente l'associazione Bullet Worker che si è messa a disposizione gratuitamente per fare questo genere di corsi di formazione. Soprattutto però grazie a voi che avete deciso di spendere un po' del vostro tempo per accrescere le vostre conoscenze, che è una cosa che io ci tengo a sottolinearlo, non era scontata, ma che credo vi sarà utile, spero vi sarà utile. Sono corsi che abbiamo organizzato insieme all'associazione seguendo un filo conduttore nel quale crediamo particolarmente, che è quello della libertà, della conoscenza e della condivisione. Sono concetti importanti perché noi l'abbiamo visto innanzitutto come Comune, nella scelta che abbiamo fatto di passare al software libero nel corso del tempo abbiamo fatto un conto un po' a spanne e vuol dire aver risparmiato 300.000 euro di soldi pubblici. Questo vuol dire che 300.000 euro invece di essere, consentitemi la parola, buttati in licenze, li possiamo mettere sui servizi. Sapete che qui di tagli agli enti locali ce ne sono uno al giorno. 300.000 euro da mettere in qualche servizio per difenderlo vuol dire comunque dare una risposta diversa e soprattutto spenderli qui a Grosseto invece di regalarli a qualcuno a non stare in Grosseto. E l'altra cosa è appunto investire sulla conoscenza. È molto importante perché uno dei valori fondanti proprio della democrazia in generale è quello che il cittadino debba essere informato e in grado di fare delle scelte consapevoli. Io credo che accrescere le proprie conoscenze in materia informatica e non solo sia uno degli strumenti che il cittadino ha per fare delle scelte maggiormente consapevoli e anche per bacchettare qualche amministratore quando fa qualche scelta su cui non è d'accordo, ma almeno si fa non per partigianeria o per tifoseria, ma avendo capito quello che si fa e quello che si decide. Questo è molto molto importante. Non la faccio più lunga, ma voglio ringraziarvi veramente ancora perché credo che attraverso queste esperienze, e oggi siamo tanti a condividerla, si possa veramente fare un lavoro condiviso e che si spera faccia del bene a questa città. Grazie. Le cose serie le hanno dette il sindaco e l'assessore, quindi vado alle cose più spicce. Ma vedervi qui tutti insieme, tanti in questo modo, essere solo una parte di tutti quelli che hanno partecipato ai corsi negli ultimi due anni praticamente organizzati dal Bullet Work, dal Comune, dalle conferenze, gli stage, i tirocini, eccetera. Per non parlare degli ultimi due Linux Day, anche lì dobbiamo dare, spesso riusciamo a dare tantissimi attestati, cioè veramente commovente, lo devo dire, perché considerate che la vostra associazione
fa tutto gratuitamente a livello di volontariato, quindi tutte le persone che avete visto, che hanno fatto i corsi, che hanno curato l'organizzazione, da appunto le conferenze fino a Linux Day, è un'esperienza che veramente ci prende più energie, sono tutti ragazzi che fanno questo proprio perché credono in questa cosa, in questo principio, tra noi insomma ce ne sono diversi che sorridono, è veramente così, quindi al momento proprio che certe volte ci ripaga un po' di tutta la fatica che facciamo e ci fa vedere che ci sono persone che ci seguono in questa attività che noi abbiamo intrapreso ormai da lontano, 2003, le prime cose che abbiamo organizzato, e veramente insomma ci fa capire che magari con tutti questi sforzi a qualcosa servono. E c'è un giornalista locale di qui che normalmente ci accusa di fare scene dal libro cuore, ecco, oggi ne faremo altri due o tre, quindi domani saremo sul giornale per fare due scene dal libro cuore. Ora ci accusano su di questo? No, pure tu, cioè, poi poi vabbè, no, al momento mi sembra che Lampadari per casa nostra non si sa comprare, ci sono alla fine. Pranzi non si fanno mai, si mangia sempre un panino. E vabbè, allora. Non bene, allora. No, ma c'è il momento del libro cuore. Il libro cuore è importante. No, tutte queste iniziative la nostra associazione non l'avrebbe mai fatta da sola. È vero che c'è il lavoro di tante persone, è vero che ci proviamo, eccetera, ma l'aiuto dell'amministrazione è stato importantissimo. Questa è la scena del libro cuore. E sapete che anche il sindaco, il vice sindaco, l'assessore e molte altre persone fanno parte dell'amministrazione, fanno parte anche della nostra associazione. E l'altro sindaco qualche anno fa è stato nominato membro onorario dell'associazione. Ecco, in questa occasione noi gli vorremmo dare un attestato di ringraziamento per il lavoro che ha fatto per noi, poi il lavoro per tutta la cittadinanza, un gesto simbolico. Dovete sapere che
pure due che sono affrontate da me, da Luca e dall'avvocato Giuseppe Di Cosia, che qui oggi sono tutti di lavoro tantissimi anni fa. Poi quando Luca è diventato assessore ha lasciato la carica di presidente, che sto ricoprendo io in questo momento, e quindi penso che chi più di Luca ha lavorato per raggiungere questi obiettivi. Ciao, allora, finito poi. Una cosa però la dico, la ricordo tutto, io ho fatto parte di quelli che in volontà hanno avuto dall'inizio, e mi sento in famiglia non solo naturalmente con il presidente e con tutti gli altri soci dell'associazione, ma quello che mi fa particolarmente piacere è sentirmi in famiglia con moltissime persone che hanno partecipato, come in questo caso ai nostri corsi. Chi è stato ai corsi lo sa, a me piace mantenere il contatto anche proprio col corso stesso, mi piace fare una piccola introduzione ai corsi, perché è proprio lo spirito della condivisione si esplica anche in questo, cioè nel condividere un'esperienza. E per quanto mi riguarda è sempre un onore, oltre a un grande piacere, avere la possibilità di aprire il corso e di dire due parole sul suo libro, perché è un modo per condividere con tutti voi conoscenze che noi abbiamo sviluppato nel corso del tempo e che vorremmo che fossero poi le vostre conoscenze, quelle che vogliamo nel futuro magari qualcuno al posto nostro potesse portare avanti quando noi ci saremo stancati per età, non per altro, perché ne abbiamo ancora una grande voglia e una grande bisogno. Però ecco, vorremmo trasmettere per quanto è possibile lo spirito della condivisione e della conoscenza. Con il comune abbiamo collaborato con tantissime scuole e qui ci sono due persone che abbiamo ritenuto di chiamare qui tra noi per consegnargli un attestato speciale per il grandissimo lavoro e l'aiuto che ci hanno dato in tutto questo periodo per organizzare tantissimi corsi, tantissimi eventi, anche senza di loro non sarebbe stato possibile organizzare tutto ciò. Bene, allora ci mettiamo davanti così chiamiamola e ringraziamo la professoressa Donatella Bonaccorsi. Persone che hanno lavorato al SED, hanno lavorato in provincia di Grosseto,
e dalla maggior parte di loro ho sentito dire questa frase che mi è rimasta molto impressa, pensate che dagli anni 70 oggi, un po' di anni sono passati, hanno detto che il metodo di lavoro è rimasto quello che ci ha dato l'ingegnere Tacconi 30 anni fa, pensate quanto ha influito su questa cosa. Noi cerchiamo di continuare questa attività che poi si è svolta anche con la collaborazione con l'università, con certe scuole, e l'attività di tirocinio è stata sempre molto importante per noi, per di più l'abbiamo abbinata a un'attività che è considerata un'eccellenza per i servizi informatici del Comune di Grosseto, cioè l'informatizzazione di tutti gli atti. Io lo dico senza nessuna remora, sicuramente in Italia siamo il punto più avanzato da questo punto di vista, lo facciamo sul serio, e quindi anche gli stagisti che ci hanno aiutato in questa attività hanno sicuramente molta importanza in tutto il lavoro che siamo riusciti a fare. L'attestato va a Ilaria Scioni. Quest'anno è arrivato in finale con due progetti al premio IDOV, che è un premio che viene dato
importanti per l'informatizzazione e l'innovazione della pubblica amministrazione, uno dei due è proprio quello di Tania, con il quale siamo arrivati fino adesso. Allora, Cinzia Montini.
Yuri Gagliani? No. Antonietta Antonelli? Ok, proseguiamo con questo corso che è la prima volta che abbiamo fatto nella storia di Bullet Work. Abbiamo organizzato un corso di cinese dove gli studenti utilizzavano il software libro per apprendere la lingua e è stato un corso veramente particolare per la nostra associazione, è andato così bene, l'abbiamo dovuto ripetere due volte e ci hanno chiesto addirittura se riuscivamo a fare un corso un pochino più avanzato di quello che abbiamo fatto, quindi se Chiara si sarà disponibile lo faremo. Iniziamo dai docenti, e dal docente e dagli assistenti. Chiara Mughetti, che è la nostra docente. Thank you.
Scapatini. Grazie Romano.
Stefano Bacca. Grazie.
Grazie.